Ok, dopo Luis, Kakarin e Rias Gremory, tocca a Stella Vermilion. Stella è la principale protagonista dell'anime Rakudai Kishi no Cavalli, è una ragazza di rango A ed è la seconda principessa imperiale del Regno del Vermilion. Che cribbio sta... Stella è conosciuta come principessa Cremesi a causa dei suoi capelli, come Rias, ed è bellissima, ha il corpo perfetto, insomma è perfetta. Infatti Ikki paragona l'aspetto di Stella a un dipinto di una dea. Inizialmente Stella è molto esuberante, che è pronta ad arrabbiarsi in qualsiasi momento, poi vediamo però avanti nel tempo che Stella cambia il suo carattere diventando più socievole, più aperta a farsi nuove amicizie e diventa anche gelosa nei confronti di Ikki quando appunto Ikki sta con qualche altra ragazza. In più ovviamente perché dato che è la ragazza è perfetta è anche molto abile con la spada. La sua spada si chiama Leviathane, o spero si pronunci così, ed è una spada d'oro con dei segni rossi sull'elsa, tutte ricoperte di fiamme. Proprio potente. E fin qui erano tutte cose che su Stella Vermilion si sapevano già. Ciò che non si sapeva è che Stella Vermilion ha imparato il giapponese dalle DVD di... come cribbio si chiama? Kawaguchi Hiroshi Takentai. Che cribbio è? Ha dimostrato di avere molto appetito, questo a causa del suo metabolismo che è più veloce, a causa della sua magia del fuoco, quindi deve mangiare, 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 beata lei, io se mangio in grasso. Ha le nome d'arte più famose della serie e, mi gratto intanto la coscia, il nome della spada, ovvero Leviathane, è lo stesso nome di una spada della mitologia norrea. Io devo vedere se cambio, modo di fare e conosciamo meglio, perché se vado così ogni volta i video durano 2-3 minuti. Devo vedere se comincio a parlare di più, devo vedere se faccio più lunghi sti casperi, conosciamo meglio. Raccontando anche un po' di storia, tipo di quando ero bambini, boh, lo vediamo. Se vi è piaciuto, come al solito, spolliciate, commentate, e iscrivetevi al nostro video. Ciao ragazzi! I'd give anything to catch a ride, so you could see me.